Dopo il successo del 2016, tornano in scena ad aprile i migliori artisti dei più famosi show del Cirque du Soleil e del mondo. Arriva la magia, sicuramente arriva la possibilità di meravigliarsi. Abbiamo raccolto veramente il meglio di quello che c'è a livello internazionale, di quello degli artisti del circo contemporaneo. Abbiamo dei nomi di primissimo spicco, un cast che, come ha definito un grande critico di circo contemporaneo, è un cast da pazzi che non ha nessuno. Quindi assolutamente Genova è un appuntamento molto importante, ci teniamo moltissimo a diffondere questa possibilità a tutta la città. Non c'è realmente la storia, noi prendiamo un po', diciamo, da diverse storie, come appunto Alice, io incarno un po' Alice nel Paese delle Meraviglie, ma più come personaggio, non propriamente, noi non raccontiamo una storia vera e propria. Alice è un filo conduttore che serve per legare insieme i diversi numeri, perché parte dall'idea di una ragazza comune, come tutte, che poi entra nel suo mondo dei sogni, attraverso il quale va a conoscere le diverse qualità umane che sono la caratteristica del circo moderno, in fondo. Io credo che sarà un grande spettacolo e sarà un grande momento di solidarietà. Il fatto che un circo come questo, che raduna i più grandi performers e atleti e circensi, lo farà nelle giornate del 22-23 aprile con uno scopo benefico, io penso che sia un'iniziativa da sostenere e da accogliere nel segnale di fondo. Si vedranno i grandi atleti, i grandi circensi, i grandi acrobati che metteranno in scena il massimo, la massima espressione della fisicità, ma una parte del ricavato sarà devoluto ai bimbi dell'Istituto Gaslini. Si parte dal circo, si passa dal Porto dei Piccoli, dal dog visiting, dalla pet therapy, poi si arriva al Gaslini. Noi siamo molto orgogliosi che questo legame sia stato oggi presentato e speriamo abbia buon successo, visto che una parte degli incassi dello spettacolo verranno destinati al progetto dog visiting del Porto dei Piccoli che beneficia il Gaslini. Siamo molto orgogliosi, dicevo, molto contenti, ma anche consapevoli che questo genere di legame tra il mondo dello spettacolo e la cura è sempre molto importante. Si può portare un sorriso, si può portare un momento di conforto ai nostri piccoli degenti, ai bambini spedalizzati in generale e alle loro famiglie.